O Samurai Sama, Kuyomi He Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei samurai. Io sono Alessandro e questo è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Oggi vi racconto di un luogo curioso, per alcuni sacro, ovvero la tomba di Gesù Cristo. Ma non a Gerusalemme o in quelle zone, bensì in Giappone. Ma non mi fermerò qui, perché nella seconda parte del video cercheremo di addentrarci un po' di più nelle teorie che ricollegano le origini del popolo giapponese con quello ebraico. Ma prima di cominciare, come sempre, mandiamo la sigla. Il Giappone, lo sappiamo, è un paese intriso di tradizioni, arcaici rituali, leggende antiche, ma anche più moderne, che non di rado affascinano e ammaliano visitatori e appassionati di tutto il mondo. Ora, in questo calderone che ribolle di fascino e profumi d'Oriente, nasce proprio la teoria della morte di Gesù Cristo, con tanto di pellegrini che la visitano ogni anno. Questa leggenda è preceduta nella storia da diverse teorie che hanno legato il popolo giapponese alla cultura giudaica e al popolo ebreo, ma ne parleremo a tempo debito. La teoria, o meglio la scoperta della tomba di Gesù, avviene nel 1933, quando vennero ritrovati dei presunti manoscritti e antichi documenti ebraici che riguardavano la morte e la vita di Gesù Cristo. Casualmente, però, molto casualmente, questi importanti testi sembra che furono sequestrati dal governo giapponese a ridosso del secondo conflitto mondiale e poi persi. Non se ne sa più nulla. Secondo questa teoria, nel villaggio di Shingo, che è nella parte centro-meridionale della prefettura di Aomori, si trova la tomba di Gesù Cristo, o in giapponese Kirisuto no Haka, dove Haka significa appunto tomba, con tanto di insegne nelle autostrade che la indicano ai viaggiatori di passaggio. Ora, qual è la leggenda? Secondo questa leggenda, il Salvatore del mondo cristiano non morì crocifisso sul Calvario come vuole la tradizione, ma morì al suo posto il fratello minore, chiamato Isukiri. Ricercato per essere condannato, Gesù quindi fugge a est, attraversa tutta la Siberia e, arrivando alla provincia di Mutsu, nel Giappone del Nord, incomincerà a coltivare il riso. Si sarebbe anche sposato, avrebbe cresciuto ben 3 figli, il tutto appunto in quella zona vicino a Shingo. Si pensa inoltre che Cristo, secondo questa teoria, viaggiò per tutto il Giappone, poi imparando e assimilando diverse nozioni dell'antico shintoismo, per poi morire alla veneranda età di 106 anni. Quindi le sue ossa furono raccolte, sepolte nel tumulo che oggi è venerato nel villaggio. Vicino alla sua sacra tomba si trova un altro tumulo che contiene un orecchio del fratello e inoltre contiene anche una ciocca dei capelli di Maria, uniche reliquie che si dice poté portare con sé al momento di fuggire dalla Giudea. Vicino la tomba è presente anche un cartello con la vera storia di Cristo, nel quale si accenna a tutti gli anni perduti di Gesù. Ma cosa sono questi anni perduti? Beh, questo è un elemento secondo me comunque molto interessante, perché è un lasso di tempo nella vita di Gesù che va dai suoi 12 fino ai 30 anni, dei quali non si sa veramente nulla. Si pensa che andò in Giappone per la prima volta all'età di 21 anni, secondo questa teoria comunque, per studiare teologia. Sbarcò nel porto della costa occidentale di Amano Hashidate, che è un breve tratto nella baia di Miyazu, e lì poi divenne anche poi discepolo di un grande maestro che si trovava vicino al Monte Fuji. Inoltre impara la lingua giapponese e la cultura dell'antico Giappone, ma tornò comunque in Giudea, passando per il Marocco. Sì, per il Marocco, ora dico, ma come è possibile che passa dal Marocco? Vabbè. Per parlare della Terra Santa ai suoi discepoli, quindi dell'odierno Giappone, che sarebbe la Terra Santa, per questa teoria. Condannato però, come sappiamo, per eresie, dovette fuggire e ritornò di nuovo in Giappone, passando, come accennato prima, per la Siberia in un lungo viaggio di 4 anni. Ma questo fenomeno, oggi, cosa comporta? Allora, questa apparentemente fantasiosa leggenda dell'esistenza della tomba di Gesù in Giappone ha in realtà avuto un grande seguito nel Sollevante e non solo.
Si calcola che la sua tomba a Shingo richiama ogni anno intanto circa 20.000 tra curiosi e fedeli. Non manca anche il museo dedicato dove si possono trovare le reliquie del posto, ovvero si possono comprare reliquie, quindi tazze sotto bicchieri, sake, immagini, gadget di ogni genere e via discorrendo. Penso che potete immaginare il merchandising che si è creato dietro a questo fenomeno. E inoltre in primavera si svolge un rito in cui alcune donne in kimono cantano e danzano intorno alle tombe, intonando canti dedicati al grande salvatore. Ora, la cerimonia in realtà fu organizzata dall'ufficio turistico locale intorno al 1964, ma questa tradizione continua tutt'oggi. Ora, non si può dire che sia una tradizione antica, però non è che tutte le tradizioni prima o poi hanno un inizio, no? Questa leggenda è avvalorata, secondo quanto descritto nel museo, da usi di questa zona che sembrano appartenere non propriamente a quelli dell'antico Giappone, o quantomeno non a quelli del resto del Giappone. Ad esempio, nel museo si accenna all'uso in passato di abiti che ricordavano quelli usati nell'antica Palestina, o donne che portavano il velo, bambini che si dice fossero portati nei cesti, come nelle storie della Terra Santa. Anche il dialetto locale sembra che abbia parole diverse più vicine all'ebraico che al giapponese. Basterà inoltre spostarsi di qualche centinaio di metri per incontrare non una, ma ben due piramidi, o meno, così vengono chiamate, perché poi essere proprio identificate come piramidi non è facilissimo, ma comunque. Una delle quali, tra parentesi, è adorata come Kami, quindi come divinità shintoista, e c'è anche tanto di tori nella strada che porta appunto a questa piramide. Ci sono comunque altre teorie a proposito interessanti che secondo me vale la pena approfondire. Una di queste è che una possibile motivazione della nascita di questa leggenda in questa zona possa essere data dalla presenza di missionari che qui si erano rifugiati durante il periodo delle persecuzioni dei cristiani, che in Giappone avvenne nel periodo Sakoku, vi ricordo, quindi il periodo in cui il Giappone chiuse completamente i suoi confini all'esterno. E le tombe quindi sarebbero di questi missionari. Ancora oggi, tra parentesi, uno dei membri del paese, che è Junichiro Sawaguchi, si pensa possa essere discendente diretto di Cristo. La famiglia Sawaguchi, infatti, è stata per diverse generazioni proprietaria di queste terre, nelle quali coltivava aglio. Una cosa curiosa è che però il signor Sawaguchi è buddista, dichiara di non essere mai entrato in una chiesa in vita sua, quindi. L'origine di tutta questa però curiosa leggenda può sembrare a prima vista del tutto priva di ogni fondamenta, magari non solo a prima vista, anche a seconda e a terza. Volendo essere maligni si potrebbe credere che sia stata inventata dal nulla e non si vuole credere ai documenti che vennero sicuramente, non c'è dubbio, trovati negli anni 30, ma di cui purtroppo non abbiamo nessun resto, quindi c'è poco da fare. Però noi crediamo. Però nel tempo diversi studiosi hanno ricollegato un possibile legame tra una parte dell'etnia e della cultura giapponese a quella ebreo-giudaica. Ma prima di addentrarci in queste teorie, io vi ricordo sempre di lasciare un mi piace se il video vi sta piacendo, iscrivervi al canale e cliccare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Sì, fate esplodere il tastino del mi piace oppure vi rompo la katana. Ma come possono essere collegati paesi con culture e anche geograficamente così distanti tra loro? Per capirlo dobbiamo accennare al volo alle vicende dell'antica Israele, e spero mi perdoneranno gli storici per l'estremo sunto, ma non voglio dilungarmi troppo, non è la sede giusta. Dobbiamo parlare delle 10 tribù perdute di Israele. Infatti nei secoli si sono avvicendate diverse teorie legate alle 10 tribù perdute di Israele, ovvero quelle tribù che formarono anticamente il regno di Israele del nord, che era quello del regno davidico, ma che furono in parte deportate dai conquistatori assiri intorno al 720 a.C. La storia di queste tribù però si perde totalmente nel tempo, dato che la Bibbia non si interesserà più alle tribù che non fece il ritorno a Gerusalemme, ma nel libro sacro si narreranno le vicende soltanto di quel fondato e conosciuto come il resto di Israele. Quindi queste restanti tribù che fine fecero? Dove andarono? Ecco nascere le teorie nippo-giudaiche. Le prime ipotesi di una connessione tra le 10 tribù perdute di Israele e il Giappone appaiono in realtà nel XVII secolo, e da quel momento si susseguirono teorie e ricerche che potessero verificarne o meno la veridicità. La prima teoria
completa fu formulata dallo scozzese Nicholas MacLeod, missionario in Giappone che pubblicò nel 1870 un libro a riguardo che si chiama Epitome of Ancient History of Japan, dove affermava che alcuni discendenti delle tribù perdute avrebbero formato l'aristocrazia giapponese e le tradizionali caste sacerdotali. MacLeod trovò anche delle similarità tra gli usi shintoisti ed il giudaismo, come anche elementi simili tra la leggenda di Mosè e le leggende intorno all'imperatore Jimmu, il primo grande imperatore del Giappone. Le teorie trovarono diversi sostenitori anche nel Novecento e altri saggi furono scritti a riguardo, alcuni particolarmente famosi come quelli di Joseph Heidelberg, che furono finanche tradotti in giapponese, vendendo migliaia di copie. Recentemente lo studioso invece cristiano Arimasa Kubo, quindi giapponese, ha scritto dei testi in cui ha approfondito le questioni, facendo una comparazione fra due culture, in particolare fra la religione shintoista e quella giudaica. Questo studioso giapponese infatti ha trovato numerose similitudini fra le due culture. Quali sono queste similitudini? Io ve ne riporto alcune. Non sono tutte, ma quelle principali. La prima, per esempio, è che nella prefettura di Nagano esiste un grande santuario chiamato Suwataisha, dove ogni 15 aprile è celebrato l'Ontosai. Durante questa antica cerimonia, che si svolge vicino il Monte Moriya, un ragazzo viene legato a un palo in legno su un tappeto di bambù e un sacerdote gli si avvicina per giustiziarlo. Durante questo rito, però, un altro sacerdote con delle vesti bianche da messaggero lo blocca e il ragazzo così viene rilasciato. Questa vicenda, secondo lo studioso, ricorda moltissimo la storia di Isacco e la sua liberazione dopo la venuta di un angelo. Il rito oggi è cambiato, ma fino all'epoca Meiji era accompagnato anche dal sacrificio di cervi e altre usanze che realisticamente erano poco comuni nell'antico culto shintoista. Un secondo elemento è il simbolo della casata imperiale del Giappone, che come sappiamo è il crisantemo, ovvero un fiore a 16 petali. Questo però potrebbe ricordare il simbolo posto sulla parte superiore della porta di Erode, anch'esso casualmente a 16 petali. Terzo elemento, gli Yamabushi, ovvero asceti giapponesi di fede buddista, che portano sulla fronte il Tokin. L'uso del Tokin però è molto precedente al buddismo in realtà, ma affonda le sue origini negli antichi culti giapponesi, che ricorda casualmente molto il Tefillin, chiamato anche filatterio, al cui interno sono contenuti 4 brani della Torah, secondo la religione ebraica. Quarto elemento è la struttura interna dei santuari shintoisti, che è molto simile a quella del tabernacolo di Dio dell'antico Israele. Così come anche il divieto, per esempio, di accedere a una parte del santuario alle persone comuni, che ricorda la divisione appunto del tabernacolo. Un quinto parallelismo si può fare sui riti purificatori giapponesi, secondo Kubo. Infatti entrambi sono basati su degli elementi simili, sul concetto di puro e impuro, che sembrano molto vicini a quelli di sacro e peccato. Nel sollevante vi sono 3 simboli principali di purificazione che corrispondono a quelli delle leggi levitiche del giudaismo, ovvero il sale, che ad esempio viene sparso dai lottatori di sumo prima di ogni incontro, o ancora l'acqua, che è presente in ogni santuario, nel Chozubachi, quindi quel recipiente da cui attingere per bagnare le mani prima di purificarsi. E inoltre i sacerdoti devono lavare sempre le mani e i piedi prima di accedere al santuario, in modo similare appunto a quei gesti che si fanno fra islamici e ebrei quando prima di entrare nei luoghi sacri. Poi c'è anche il gesto ondulatorio, come quello dei sacerdoti effettuato durante le purificazioni del Horarai giapponese, della tradizione shintoista, elemento presente anche nella cultura ebraica. In ultimo voglio accennare anche alcune parole giapponesi che ricordano, secondo Kubo, alcune ebraiche. Una di queste è Hazukashime, che significa disgrazia, umiliazione, e allo stesso modo Hadak Hashem significa la stessa cosa in ebraico. Poi c'è la parola Mikoto, che significa re in giapponese, mentre in ebraico Maluto significa suo regno. La parola Tu, che in giapponese si può dire anche Anta, allo stesso modo come in ebraico. O Agatanushi, che significa in giapponese capo, o Area,
e allo stesso modo significa in ebraico aguda o nasi. Quindi anche foneticamente ci sono tante parole che sono simili. Inoltre lo studioso giapponese profetizza anche la possibilità che addirittura nello specchio sacro, lo Yatano Kagami, uno dei tre tesori sacri dello shintoismo, che attualmente si dice è conservato nel santuario di Isejingu, possa esserci scritto il nome di Dio in ebraico. Questa è la sua teoria. Comunque tutte queste e altre prove e teorie di Kubo le trovate in dettaglio in un articolo scritto appunto dallo studioso, che io comunque vi lascio in descrizione se siete curiosi di approfondire. È un articolo in inglese, lo trovate scritto e potrete leggere molto di più. Io ho fatto un sunto dei principali elementi di similitudine che lui ha trovato. Comunque penso che sia giusto dire come, per quanto queste teorie siano affascinanti e interessanti, un recente studio sulle origini antropometriche del popolo giapponese non ha trovato alcuna traccia di DNA che possa accomunare i due popoli. Beh, alcune leggende sono totalmente frutto della fervida fantasia di noi esseri umani, altre invece magari hanno anche un fondo di verità. Di certo alcune di queste teorie sono interessanti ed è molto interessante approfondirle, ed è comunque un buono spunto per avvicinarsi e conoscere un po' di più sulla storia di due popoli con una cultura apparentemente diversa, ma che in vero hanno dei punti in comune. Certo è che noi tutti facciamo parte del medesimo pianeta e come esseri umani siamo simili ma al contempo straordinariamente diversi. Bisogni, pensieri, sentimenti, però ci accomunano. Penso che siamo tutti legati da questo e forse il modo in cui li incameriamo e strutturiamo in credenze o pensieri forse è inevitabilmente simile, o forse c'è dell'altro. Voi che ne pensate di queste teorie? Come sempre scrivetemelo nei commenti qui sotto. Il video di oggi finisce qui, io vi ringrazio per averlo visto fino alla fine e spero vi sia piaciuto. Non mi resta che salutarvi, ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Matane!